Pesaro Challenge ritorna con la sua quarta edizione. La manifestazione, che porterà dalle 30 agosto alle 1 settembre alla Palla di Pomodoro oltre 40 attività sportive per promuovere la pratica e la cultura dello sport, dove non mancheranno eventi serali di musica, danza e tanto altro ancora. Finalmente torna la vetrina, a distanza di un anno, la vetrina dello sport, delle società sportive territoriali, non solo, anche della provincia di Pesaro, e presenze di società sportive che vengono anche da altre regioni, perché Pesaro Capitale Italiana della Cultura mette insieme anche la cultura sportiva, che si esprime con la nostra manifestazione, che quest'anno, grazie alle parole di Mila Della Dora, dell'assessore allo sport Mila Della Dora, è parte anche sportiva della Mezzanotte Bianca Bambini. Quindi in centro città il divertimento offerto venerdì 30 e 31 di agosto dall'evento cittadino di spicco, e Pesaro Challenge nella zona mare, altrettanto spicco e importanza per lo sport per quello che riguarda la manifestazione Pesaro Challenge. Abbiamo delle riconferme importanti, come vari tornei, gare tipo la gara di nuoto, il torneo di biliardino, il torneo di mini basket, il torneo delle vecchie glorie. Abbiamo inoltre, e questi sono degli eventi nuovi, abbiamo le riconferme dell'esibizione della danza sportiva del maestro Fiorenzo di Pesaro Balla domenica sera. Venerdì ci sarà la terza edizione della sfilata Fantastican dedicata ai cani, e inoltre abbiamo l'Urban Plogging domenica 1 settembre, la mattina alle 11 aperto a tutti l'Urban Plogging, mentre la sera, il pomeriggio alle 18, il Plogging Race aperto per le squadre di 5 atleti. È un evento che è stato un crescendo rossignano in termini di partecipazione, di attenzione, è un evento che è cresciuto dal punto di vista non solo dello sport ma anche della sostenibilità, dell'etica, dei valori che all'interno di questo evento si possono respirare. C'è la parte dedicata all'AST, la parte dedicata agli animali, la parte dedicata alle donazioni e ovviamente la parte dedicata ludica allo sport, ma un luogo nel quale noi crediamo molto, quindi invito tutti a essere presenti in questi giorni di Pesaro Challenge, perché si respirerà tanto sport, tanta prevenzione, tanta voglia di stare insieme. Novità assoluta di quest'anno è la Challenge Card, che invita i partecipanti a provare le attività dell'evento per ricevere dei timbri. Una volta completata la tessera, riconsegnandola, si potranno ricevere magnifici premi. È un passaporto che serve praticamente a indirizzare tutte quante le persone a praticare gli sport. L'obiettivo è quello di incentivare e far venire voglia a tutti i partecipanti alla Pesaro Challenge di andare alle postazioni delle varie associazioni sportive e scoprire gli sport proposti. Quindi è un modo, come dire, per aiutare le persone a scoprire e a fare sport e a muoversi verso lo sport. Diciamo, quindi il funzionamento è molto semplice: si ritira alla postazione Decathlon la Challenge Card, poi si va alle varie postazioni, ogni postazione apporrà un timbro una volta che la pratica sportiva è stata provata, e grazie all'aver completato tutti gli sport presenti all'interno della Challenge si avrà diritto ad un insieme di vantaggi offerti sia da Decathlon ma anche dagli altri attori e dalle associazioni sportive che hanno partecipato a quella giornata.